Ciao ragazzi e bentornati. Continuiamo la macchina. Allora, siamo rimasti qua che abbiamo creato le due portiere. Adesso andremo a creare i finestrini. Allora, selezioniamo la nostra portiera posteriore, Adesso andiamo a creare i finestrini, sempre con gli edge. Con lo split edge 1, rispettiamo la riga, 2, rispettiamo la riga, ok, e qui rispettiamo la riga, ok, qui andiamo a sistemare col cut stavolta, clic. Clic, invio, andiamo a sistemare. Andiamo a rispettare un po' le righe. Maniera. Andiamo a rispettare un po' le righe. Ecco, per lavorare un po' meglio, vi conviene sempre, quando avete la possibilità, di raddrizzare le righe, di raddrizzare gli edge. Come si fa? Andiamo nel comando scala e procediamo a questa maniera. Così. Ok. Vedete che l'ha raddrizzato. Perché almeno lavorerete un po' meglio, un po' più ordinati. Adesso è dritta. Sistemiamo ancora questo punto qui. A questo punto possiamo andiamo prima a verificare modalità oggetto, andiamo a verificare come l'ha fatto. Allora, togliamoci un po' la macchina dalla nostra visuale, Object Display, visibilità, clicchiamo. E sparisce. Allora, diamoci smooth, vediamo com'è venuto, vediamo un po' come rispetta le righe. Per vedere come rispetta le righe facciamo questa cosa così, lo selezioniamo e andiamo in modalità wireframe, così ci rendiamo conto come sta procedendo. Procede bene, ok. Ok. Sta procedendo bene. Ok, io lo suddivido un po' meno perché almeno occupo un po' meno risorse del computer, lo affatico un po' meno. Allora preferisco suddividere, cioè in predefinito e in suddivisione qui è 2, invece io preferisco suddividerlo a 1, comunque voi suddividete a 2, va benissimo. Eh? Io solo per essere un pochino più veloce, che risponda ai comandi un po' più velocemente il computer, tutto lì. Ecco, a questo punto
togliamo lo smooth e andremo a cancellare un po' di history, ok, e salviamo. Io ho la cartella qui che salvo, ma voi potete fare normalmente Ctrl S che fa la stessa cosa da tastiera. Ecco, adesso andremo a crearci i nostri finestrini alla stessa maniera. Selezioniamo le facce 1, 2, mesh, extract, e ha fatto la stessa cosa. Così facciamo con l'altro finestrino. Extract. Adesso modalità oggetto. Togliamo l'history. Facciamo la stessa cosa all'altro finestrino, modalità oggetto, cancelliamo un po' di history e salviamo. Così. Ora vediamo come viene tutto assieme. Allora, smooth. Adesso andremo a squadrare il nostro finestrino. Allora, togliamo lo smooth a tutti. Page. Deselezioniamo. Smooth preview. Ok, adesso è squadrato. Vediamo un po' qua. Vediamo un po' insieme. Allora. Anche al finestrino, all'altro finestrino. Deselezioniamo lo smooth. Jet mode. Andiamo a squadrare anche il finestrino, sempre con gli split edge.
Alla stessa maniera. Così. Le selezioniamo. Object mode. Andiamo a verificare. Insomma, stessa cosa. Smooth. Selezioniamo lo smooth e facciamo la stessa cosa all'altro finestrino, sempre split edge. Andiamo a sistemare qui col cut. Clic, clic, invio. Sistemiamo. Ok, modalità oggetto e verifichiamo. Ok, direi che ci sia. Verifichiamo il tutto. Allora, questo lo lasciamo. Qui va bene e andiamo a cancellare la storia e salviamo. Adesso verifichiamo tutto assieme. Diamo lo smooth a tutti. Ok, vediamo vediamo cosa abbiamo combinato. Ok, direi che ci siamo per verificare, come ho detto prima. Andiamo in wireframe. Direi che così ci possiamo stare. A questo punto, preview, torniamo a preview, è tutto. Ok, a questo punto, per questo tutorial è tutto. Ci vediamo al prossimo e continuiamo. Ciao a tutti.